Alla biblioteca San Giorgio Marion Poschmann, scrittrice tedesca, è stata ospite di un incontro realizzato per la 64esima edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia. L'autrice, ultimo romanzo pubblicato, Le Isole dei Pini, è vincitrice del concorso 2020 di poesia che il Premio Ceppo intitola a Piero Bigongiari. È una scrittrice che pone al centro la natura, anzi addirittura ha confessato proprio ieri al Consiglio regionale della Toscana di essere una che ha costruito anche dei giardini, quindi quale migliore occasione che averla a Pistoia proprio per questa natura che lei ritrae nella sua opera. Che sia il viaggio alle Isole dei Pini in Giappone, sulle orme di Gilbert, questo professore che a un certo punto decide di abbandonare tutto, incontra un suicida e raggiunge queste isole, come dire, uno scavo dentro la conoscenza di se stesso, o che sia invece il viaggio dentro i grandi parchi del mondo, perché appunto Paesaggi in prestito parla di paesaggi e di parchi che sono in Germania, come in Giappone, così come negli Stati Uniti. È una poetessa che ha una grande complessità di immagini, una poesia di pensiero che sostanzialmente va a parlare su quegli avvenimenti che dietro il paesaggio si nascondono. La natura è uno dei temi centrali dell'opera di Marion Poschmann, come è nel suo libro Paesaggi in prestito, prima antologia di poesie tradotta in italiano. Die Idee zu diesem Gedichtband kam mir während eines Aufenthalts. L'idea di questa raccolta di poesie mi è venuta a Kaliningrad, dove ho trascorso un mese con una borsa di studio con altri tre autori per lavorare sulle tracce di Johann Georg Hamann. E Kaliningrad è una città che è stata rasa sostanzialmente al suolo, per cui era molto difficile trovare tracce dello studioso. E ho cominciato dunque dai parchi. In cui c'erano appunto più tracce, ho trovato più tracce della stratificazione del tempo che era passato, cominciando in particolare dal vecchio giardino botanico che era di formazione, di creazione tedesca, quindi di quando Kaliningrad era tedesca. La cosa che poi mi ha fatto partire, diciamo, infatti così parte la raccolta di poesie, è la varietà delle ambre della zona, e che hanno nomi molto particolari e che risultano particolari e stranianti anche in tedesco, come per esempio il nome Flom. Vollkommen unbekannt sind, wie etwa das Wort Flom. Ein